Cazzo, qui un comune, io ho girato un po' Roma, non si riesce a capire, siete veramente fuori di testa. Una città così, con un grado di invivibilità così, non l'ho mai visto. Siete 2.900.000 persone, avete 3.200.000 automobili, tu probabilmente sei venuto da solo con due macchine, come cazzo hai fatto a guidare? E poi l'automobile ormai è una concezione ormai morta per spostarsi, non serve più per spostarti, è stata una meraviglia l'automobile, l'abbiamo amata tutti, libertà, automobile, spostamento e auto, libertà, è una cosa ormai per rimanere fermi, ormai mettono dei congegni dentro, dei giochini per stare fermi. Non vedete che lo spazio, in qualsiasi spazio, non è tanto le code che vedi, è le macchine ferme, in qualsiasi interstizio c'è una macchina. Bisogna dire basta, avere il coraggio di modificare culturalmente il modo di spostarsi. I quattro quinti degli spostamenti che si fanno oggi a Roma non servono a un cazzo. Ho fermato uno in corso e ho detto dove vai? È targa pari, non sapevo che cazzo fare. Ma com'è pari? I quattro quinti. Potresti risparmiare di piccoli viaggi di 5 km perché ci sono scelte sociali sbagliate. Devi fare un documento, devi prendere la macchina e fare 4 viaggi quando con un computer schicchi, fai un clic e ti arriva a casa. Investire nella connessione, nell'elettronica. Abbiamo i GPS che ci dicono dove sei e sei fermo. Dove cazzo devo essere? Sono qui, vaffanculo. In Giappone fai tutto col telefonino, negli Stati Uniti col telefonino ti arriva il percorso, se prendi il mezzo pubblico o vai a piedi o in bicicletta ti hai il 20% di sconto nei supermercati. Stanno abolendo posteggi da tutte le parti e qui vi fate un posteggio da 900 macchine, da 900 posti auto, sotto la Casina Valadier, 900 posti auto. Nel mondo tolgono i posti auto dal centro delle città. Renzo Piano fa un grattacielo in centro e ha vinto il concorso perché il sindaco di Londra ha detto fate un grattacielo senza posti auto e hanno fatto un grattacielo senza posti auto. Metropolitane, tram, mezzi pubblici, il pubblico. E voi macchine, posteggi. Voi siete pazzi. Voi siete pazzi. Dovete cominciare a vedere l'automobile come il calcio. L'automobile bisogna cominciare a odiarla. A odiarla. 8.000 morti l'anno, 35.000 handicappati, le morti delle stragi del sabato sera. Io sono stufo, io ho 6 figli. Ho 6 figli, ce l'ho di tutte le età. Io vado a vedere. Io sono stufo di imputare a questi ragazzi qua, che belli, che bevono 2 birre e poi fanno delle stragi. Aspettate un momento, io sono incazzato come una biglia, perché se vai di fuori una discoteca al sabato e fai il palloncino a uno di 20 anni, bevono 2 birre, gli sequestrano la macchina, la patente, lo mandano allo psicologo, una causa che dura 4 anni, le famiglie non capiscono più un cazzo. Ma stiamo mica scherzando? Bianchi ha detto bisogna intervenire sui motorini, sequestrare. Bianchi non capisce un cazzo, Bianchi! Apri un giornale, una televisione, 8 pubblicità su 10 sono automobili, 8 pubblicità su 10 automobili. Le altre sono telefonini e le altre sono banche finanziarie. Con le banche ti compri la macchina, con la finanziaria. Poi ti compri il telefonino e mentre guidi il telefonino vai fuori strada. Il circolo si chiude così. Bene. No, io voglio dire, basta responsabilizzare i ragazzi. C'è un'istigazione al suicidio che è una cosa pazzesca. Gli slogan di queste macchine qua sono incredibili, sono completamente fuori legge. Proibiamo la pubblicità delle automobili come quella del fumo, proibirla, non se ne può più che ti danno questi messaggi 275 all'ora da 0 a 100 in 4 secondi e mezzo, frenata con l'ABS, ancorata all'asfalto, se sbagli il curvo il sistema elettronico ti rimette in strada, sono incitazioni al suicidio. Poi in una nazione dove la legge dice che non puoi andare oltre 140 all'ora, se fai una macchina che va a 220 io ti denuncio per istigazione a delinquere. Vaffanculo.